Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lia, noi dobbiamo, diciamo, aspettarci. È possibile che ci siano attacchi terroristici? Allora, io non sono d'accordo sull'esistenza di un piano globale come era in passato. Facciamo esempi recenti, appunto. Quello che è avvenuto istantaneamente, quasi in un paio di giorni in Europa, dopo ciò che sta avvenendo in Israele, a mio avviso è frutto non della reazione israeliana, sia ben chiaro, ma proprio della carica che Hamas ha voluto dare, ha voluto infondere, che è stata raccolta come un segnale che cade dal cielo da estremisti che stanno dappertutto. In Italia, certamente, come è stato detto da Cerasa, qualcosa è stato seminato e la nostra prevenzione è importante, ed è però anche importante dire, toccando ferro, che pur esistendo in Italia un rischio che non può essere trascurato, e tocchiamo ferro, come dire, abbiamo alle spalle un'esperienza ottima. Intanto, permettetemi di dire, le istituzioni, non solo la magistratura ma la polizia eccetera, hanno saputo rispettare i diritti delle persone, e questo lo sanno. Noi abbiamo delle intercettazioni del passato in cui ci meravigliamo per la correttezza del nostro operato. Provi a immaginare, in Francia la ministra Taouira si è ritirata dal governo a suo tempo dalla giustizia perché non voleva la costituzionalizzazione dell'emergenza. In Inghilterra ci sono interrogatori, anche in Francia, senza avvocati, che valgono come prove, soprattutto in Francia. Voglio dire, la realtà italiana è particolarmente positiva se pensiamo a quello che avviene in altre parti d'Europa. Ho solo detto di Francia ed Inghilterra, ma ci sono delle strutture ordinamentali anche altrove. E poi, al di là dell'ordinamento, dico, è possibile accettare che in Svezia abbiano bruciato il Corano? Dove sta il rispetto della ragione della altruità religiosa? Questo noi non... Ecco che quindi, fermo restando la necessità di indagare, di prevenire, ma nel rispetto dei diritti, altrimenti non saremmo una democrazia, ma una cosiddetta democrazia, fermo restando questo, dobbiamo andare con calma, con ragionando. Possiamo con essere ragionevolmente ottimisti, mi pare che lei dica, in funzione delle cose che ci ha raccontato. Per esempio, sono contrario, ma questo lo dico da tempo, alla enfasi che si continua a dare, che sta crescendo in questi ultimi tempi, al tema della sicurezza, un brand pubblicitario. La sciocchezza dei terroristi arrivati sui barconi è dimostrata dal fatto che non c'è stato neppure uno incriminato. Aspetti, che a questo punto chiediamo a Sappino l'aiuto, diciamo, da Sappino rispetto alle reazioni del governo, perché così inquadriamo anche quella questione cui fa accenno Spataro. Luca?